Qualche giorno dopo, Gesù tornò in città, a Cafarnao, e si sparse la voce che egli si trovava in casa. Allora venne tanta gente che non c'era più posto per nessuno, nemmeno di fronte alla porta. Gesù parlava alla folla e presentava il suo messaggio. Vennero anche alcune persone che accompagnavano un paralitico portato in barella da quattro di loro, ma non riuscivano ad arrivare fino a Gesù per via della folla. Allora scoperchiarono il tetto della casa proprio dove si trovava Gesù. Poi, di lassù, fecero scendere la barella con sopra sdraiato il paralitico. Quando Gesù vide la fede di questi uomini, disse al paralitico: «Figlio mio, ti sono perdonati i tuoi peccati». Erano presenti alcuni maestri della legge. Se ne stavano seduti e pensavano: «Perché costui osa parlare in questo modo? Egli bestemmia. Solamente Dio può perdonare i peccati». Ma Gesù indovinò subito i loro pensieri e disse: «Perché pensate così? È più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati, o dire: alzati, prendi la tua barella e cammina. Sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati». Allora si voltò verso il paralitico e gli disse: «Dico a te, alzati, prendi la tua barella e torna a casa». Mentre tutti lo guardavano, l'uomo si alzò, prese la sua barella e se ne andò via. Il fatto riempì tutti di stupore e lodavano Dio e dicevano: «Non abbiamo mai visto una cosa del genere». Poi Gesù tornò presso la riva del lago. Tutta la folla gli andava dietro ed egli continuava a insegnare. Passando, vide un certo Levi, figlio di Alfeo, che stava seduto dietro il banco dove si pagano le tasse. Gli disse: «Vieni con me». Quello si alzò e cominciò ad andare con lui. Più tardi, Gesù si trovava in casa di Levi a mangiare. Con lui e con i suoi discepoli c'erano molti esattori delle tasse e altre persone di cattiva reputazione. Molta di questa gente, infatti, andava con Gesù. Alcuni maestri della legge, i quali erano del gruppo dei farisei, videro che Gesù era a tavola con persone di quel genere. Allora dissero ai suoi discepoli: «Ma perché mangia con quelli delle tasse e con gente di cattiva reputazione?» Gesù sentì le loro parole e rispose: «Le persone sane non hanno bisogno del medico, ne hanno bisogno invece i malati. Io non sono venuto a chiamare quelli che per voi sono i giusti, ma quelli che per voi sono i peccatori». Un giorno i discepoli di Giovanni il Battezzatore e i farisei stavano facendo digiuno. Alcuni vennero da Gesù e gli domandarono: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei fanno digiuno e i tuoi discepoli invece non lo fanno?» Gesù rispose: «Vi pare possibile che gli invitati ad un banchetto di nozze se ne stiano senza mangiare mentre lo sposo è con loro? No. Per tutto il tempo che lo sposo è con loro, non possono digiunare. Verrà più tardi il tempo in cui lo sposo gli sarà portato via, e allora faranno digiuno. Nessuno rattoppa un vestito vecchio con un pezzo di stoffa nuova, altrimenti la stoffa nuova strappa via anche parte del tessuto vecchio e fa un danno peggiore di prima. E nessuno riempie otri vecchi con vino nuovo, altrimenti il vino li fa scoppiare
e così si perde e il vino e gli odri. Invece per un vino nuovo ci vogliono odri nuovi. Un giorno, che era sabato, Gesù stava passando attraverso dei campi di grano. Mentre camminavano, i suoi discepoli si misero a cogliere spighe. I farisei allora dissero a Gesù: «Guarda, perché i tuoi discepoli fanno ciò che la nostra legge non permette di fare in giorno di sabato?» Gesù rispose: «E voi, non avete mai letto nella Bibbia quel che fece Davide un giorno che si trovò in difficoltà perché lui e i suoi avevano fame? Accadde al tempo del sommo sacerdote Abiatar. Come sapete, Davide entrò nella casa di Dio e mangiò quei pani che erano un'offerta per il Signore. La nostra legge dice che solamente i sacerdoti possono mangiare quei pani. Eppure Davide li mangiò e li diede anche a quelli che erano con lui». Poi Gesù disse ancora: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Per questo il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato».